Si svolta, dopo più di 2 anni finisce lo stato di emergenza per il Covid. Il virus certamente circola ancora e continua, soprattutto nei soggetti fragili e nei non vaccinati, a produrre spesso conseguenze serie, addirittura fino alla morte. Ma la terza primavera della pandemia è più libera delle altre. È anche per questo che adesso si punta a concretizzare il percorso intrapreso con gli Stati Generali della Salute in Toscana, a tracciare la direzione della nostra sanità del futuro. La Commissione sta predisponendo un documento che sarà discusso in una prossima seduta del Consiglio regionale e forse sarà condiviso tra tutte le forze politiche. Vedremo in sintesi il lavoro delle altre commissioni che preparano la strada al dibattito in aula su leggi e atti. Molto interessante la ricognizione delle crisi aziendali che ci sono oggi in Toscana. Sono almeno 55, 14 però sono state risolte o quasi. L'altra emergenza è quella della guerra, ancora indecifrabili le prospettive per il futuro. Arrivano i profughi, circa 7.000 in Toscana, 10 volte tanto in Italia. La grande rete dell'accoglienza è a lavoro per garantire una sistemazione adeguata e un inserimento dei minori a scuola. Della guerra ha parlato anche un gruppo del Parlamento degli studenti, riunito a Firenze in questi giorni. E dunque la Commissione Sanità e Politiche Sociali sta per ultimare il proprio lavoro per gli Stati Generali della Salute. Rivediamo le immagini della presentazione del percorso partecipativo voluto dal Consiglio regionale intero. Ha coinvolto il personale sanitario, i cittadini utenti, le associazioni di categoria, il volontariato. È stato utile allora questo confronto lungo un anno? Sì, direi assolutamente sì. Ora siamo a scrivere, a limare insomma il testo della risoluzione che andrà in Consiglio regionale. Abbiamo deciso di farlo anche rianalizzando tutti i testi di mozioni o di risoluzioni settoriali che erano giacenti in Consiglio regionale. Abbiamo chiesto che ci rinviassero in Commissione, stiamo analizzando, sono oltre 60 mozioni e tra questa seduta abbiamo affrontato tutte quelle sullo sport e nella prossima seduta del 7 tutte il restante 40 e rotte mozioni e poi nella successiva seduta approveremo il testo finale che andrà in Consiglio regionale. Un percorso di dialogo e dibattito non è mai inutile e anzi dovrebbe essere il passaggio primario che viene attraversato da tutte le proposte massive che vengono fatte da una regione che voglia davvero coinvolgere la popolazione e i tecnici su argomenti che riguardano tutti. Noi dobbiamo contribuire a dare la rappresentanza ed espressione di quei disagi che vengono avvertiti anche in sanità, che le persone incontrano e che sono oggi particolarmente acuiti dal periodo post-pandemia. C'è un principio cardine che va assolutamente considerato. I pazienti, i cittadini non sono dei clienti a cui devono essere erogate prestazioni come servizi, ma dobbiamo ritornare a un'ottica di relazione di cura. Sull'utilità del percorso sono d'accordo anche nel centrodestra. Il percorso sugli Stati Generali della Salute è stato un percorso ampio, partecipativo, partecipato. Abbiamo potuto avere tanti contributi da un mondo importante, vasto, i medici, i sanitari in generale, gli infermieri, i psicologi, ma anche tante associazioni, tanti comitati, le eccellenze della Toscana, le aziende ospedaliere, quindi è stato un percorso importante che ci ha permesso di assumere una consapevolezza maggiore rispetto al tema trattato. La speranza del vicepresidente della Commissione, che è consigliere della Lega e anche medico, è che il documento alla fine possa essere condiviso da tutti. Ci arriverete? Allora, sicuramente la volontà di essere tutti insieme in questa, diciamo, conclusione del percorso degli Stati Generali c'è, perché inevitabilmente è stato un lavoro molto importante e quindi vogliamo esserci. Bisogna vedere ora nelle prossime riunioni di Commissione come verranno accettati i nostri emendamenti. Ne abbiamo ben 11. Ma a parte il giudizio sul cammino fatto finora, quali sono le vere priorità? Come dovrà essere la sanità del futuro nella nostra regione dopo il Covid? La sanità del futuro poggia su due basi fondamentali: la capacità di investire sulla massima qualità nei centri ospedalieri delle nostre grandi città per cercare di portare qualità, competenza, grande professionalità e nel contempo nuovi servizi sul territorio, case di comunità diffuse, servizi, prevenzione, vicinanza alle aspettative dei cittadini rispetto a una logica
di pre-ospedalizzazione e di post-ospedalizzazione, una sanità che nei territori diventa di comunità, che diventa di carattere domiciliare, dove i servizi si spostano a favore dei cittadini, dove non si è costretti a viaggiare, ma si hanno livelli di prossimità rispetto a delle logiche anche di prevenzione, di cura, con un'assistenza che diventa domiciliare mediante anche le figure nuove dei fisioterapisti e infermieri di comunità, e nello stesso tempo la possibilità di avere eccellenze rispetto alle questioni di carattere chirurgico, robotiche e grandi professionalità che devono essere attratte nella nostra regione. Qui le opposizioni sono però comprensibilmente critiche. Sentiamo quelle che arrivano dal centrodestra. Noi vorremmo l'ASL a livello provinciale, mentre l'impianto a tre maxi ASL credo che non potrà essere cambiato. A questo punto però noi vogliamo che il direttore generale abbia più una dipendenza dal territorio, quindi che possa essere eletto o ci sia un parere vincolante da parte delle amministrazioni. Ritiene comunque utile e positivo il percorso fatto insieme a tutti i consiglieri, con tutti i gruppi, per questi stati generali o no? Assolutamente sì, è stato un percorso importante e che traccia un punto zero della sanità in Toscana, mettendo in evidenza tutte quelle che sono state le criticità anche acuite dal Covid. Le proposte di Fratelli d'Italia le abbiamo riassunte in un documento che presentammo lo scorso 4 dicembre, quindi noi dal 4 dicembre scorso siamo pronti. Noi riteniamo che si debba passare dall'attuale direttore generale dell'azienda ospedaliera, che è un organo monocratico, a un organo plurale, perché non è possibile che ci sia una persona che decide tutto per tutti su un territorio così vasto e importante. Pensiamo che debba essere potenziato in maniera importante il territorio con le cure domiciliari, con la possibilità di fare presso il domicilio degli ammalati, specialmente se anziani o con difficoltà di mobilità, anche tutta una serie di interventi diagnostici. Le USCA hanno dimostrato in questi mesi di drammatici di pandemia che è possibile curare per tante situazioni il paziente a casa. In questa maniera decongestioniamo gli ospedali, in questa maniera decongestioniamo anche pronto soccorso. Noi pensiamo che ci vogliano commissioni di controllo regionale sulle nomine in sanità. La sanità assorbe l'80% del bilancio della regione Toscana. Troppo spesso si ha la sensazione che si vada avanti per amicizie o per simpatie politiche e non per merito. Più trasparenza, più merito, più territorio. Insoddisfatta anche la capogruppo del Movimento 5 Stelle, ecco le priorità e i punti di maggior attrito, con un riferimento anche da parte sua alla riforma del 2015 che ridusse il numero delle ASL. Dobbiamo dare, come ha chiesto anche il PNRR e come ormai non è più procrastinabile, una misurazione oggettiva e soprattutto un'azione concreta, ad esempio per le case di comunità e per le case della salute, che devono essere degli organismi che collegano i cittadini a quelli che sono i bisogni essenziali, primari, delle necessità. Gran parte degli operatori si ritengono che ci sia stato un netto peggioramento dalla riforma sanitaria del 2015 in poi, che poi è quello che noi avevamo previsto quando ci eravamo duramente opposti, insieme anche ad altre forze politiche, a questa riforma, che in pratica ha centralizzato ma non ha dato omogeneità al sistema. Questo secondo noi è uno dei vizi capitali, ma non è il solo. C'è un lento scivolamento verso il privato che deve essere arrestato. E vi faccio un esempio: ancora oggi leggiamo sui giornali di grandissimi problemi per quanto riguarda le liste di attesa per gli esami diagnostici. E saranno circa 300 milioni di euro quelli destinati alla Toscana per colmare questo gap. Dobbiamo far sì che servano a rinforzare la parte pubblica che eroga queste prestazioni piuttosto che chiedere al privato di farle. Infine, torniamo dal presidente della commissione, consigliere del PD. Quali sono per lei le priorità? Secondo me essenziale è il personale sanitario, che ci sia personale, che sia formato, che sia motivato per rimanere nel sistema pubblico, che il sistema pubblico poi riesca a fare ricerca e innovazione, perché nei prossimi anni chi non farà ricerca e innovazione
non riuscirà a stare passi, a passo con i tempi, che si riesca a trovare le risorse economiche necessarie per garantire la sostenibilità del sistema, e sappiamo che in questo periodo ci sono un po' di problemi, e poi oggettivamente la prevenzione, il riuscire a evitare che i cittadini arrivino al momento della malattia acuta. Queste secondo me sono le priorità essenziali. Ovviamente non ho citato tante altre cose, gli ospedali, il territorio, insomma, tutto quello che ci siamo detti tante volte, che sono gangli essenziali, forse anche scontati, però secondo me su questi 3-4 punti stanno le sfide essenziali per la salute dei cittadini nei prossimi anni. La riflessione si intreccia con un cambio di passo nella lotta al Covid, perché dal 1 aprile le regole sono cambiate, molte restrizioni sono state revocate, hanno chiuso anche i due grandi centri vaccinali della Toscana, quello di Firenze e quello di Livorno, il Palamodì. In totale gli hub diffusi sul territorio erano 90, e lo stesso presidente della Giunta a fare il punto sui vaccini a 15 mesi dalle prime somministrazioni. Rivediamo dal nostro archivio le immagini di quel 27 dicembre 2020, è lì che abbiamo cominciato a sconfiggere il virus. Del vaccino, informa lo stesso Gianni, ne sono state somministrate 8,7 milioni di dosi. Il 92% dei toscani che potevano farlo lo ha fatto, vuol dire una percentuale su tutta la popolazione molto alta, l'88%. La commissione presieduta da Sostegni però si è occupata molto di sport in questi giorni, o meglio di impianti per lo sport. Per realizzarli ci sono nuovi bandi, quello regionale porta le risorse da 3 a circa 18 milioni. Lo dice Eugenio Giani, che per sé ha anche la delega allo sport. I comuni potranno presentare la domanda entro il 26 aprile. Poi ci sono i bandi gestiti da Fondazione Sport e Salute, uno sugli affidamenti degli impianti sportivi, uno sulle palestre scolastiche, uno per le aree interne. Complessivamente per la Toscana porteranno 80 milioni di euro. Molto attesa era l'audizione di Valerio Fabiani, consulente per il lavoro del presidente Gianni, sulle crisi aziendali. Quante sono? 55, dice davanti alla Commissione Sviluppo Economico, anche se per 14 di esse una soluzione c'è o quantomeno è vicina. Su tutte resta il simbolo della GKN, vertenza ancora non del tutto chiusa ma con prospettive più interessanti adesso. Paradossale, per esempio, quello che avviene per la produzione dei camper. Il mercato fa registrare tantissimi ordini, ma la produzione è rallentata, se non frenata del tutto, dalla mancanza di componenti. Dopo le polemiche, nell'ultima seduta del Consiglio regionale diventa ormai imminente la revoca dell'incarico di consulente all'ex direttore di Fondazione Sistema Toscana. Era stato il presidente Gianni, subito dopo il dibattito in aula, a dire che non ne sapeva niente di quell'incarico, e anche dalla maggioranza, nelle ore successive, erano arrivati i segnali per una revoca. Nella prima commissione si è parlato anche di statuto e regolamento. Dall'opposizione, dal gruppo misto in particolare, arriva la richiesta di una commissione speciale dopo le modifiche introdotte appena poche settimane fa. E quando ormai ci avviciniamo al traguardo dei 2 anni di legislatura, c'è pure una proposta di Italia Viva per una nuova legge elettorale regionale. Dalla Commissione Territorio e Ambiente infine c'è la proposta, che parte dal PD, di una nuova legge per la mobilità ciclistica, favorendone l'uso e la condivisione. La guerra non si ferma con il suo carico di morte e distruzione. In Toscana intanto sono arrivati più di 7.000 profughi, il 40% di questi sono minori. Delle cause e delle conseguenze della guerra si è parlato anche in Consiglio regionale. C'erano studiosi, esperti, il presidente del Consiglio regionale e la presidente della Commissione Scuola. C'era anche una delegazione folta dei giovani, del Parlamento degli studenti. Ecco il presidente. Una guerra così vicina a noi è un'evocazione di quello che noi avevamo sempre letto solo sui manuali scolastici, e di sicuro fa paura anche perché abbiamo visto immagini di ragazzi che sono come noi, che hanno vissuto fino a ieri la vita come noi, andavano a scuola, il pomeriggio vedevano gli amici, la sera uscivano, mentre adesso sono costretti a fuggire, a nascondersi in bunker sotterranei o ad abbandonare la loro patria. Nel mezzo c'è stato il Covid, con quello che ha significato anche per questi giovani e giovanissimi. Non è un periodo facile per essere ragazzi, però penso che comunque questi ragazzi, specialmente vedendo i ragazzi che abbiamo nel Parlamento degli studenti, siano anche ragazzi che si prenderanno poi la loro vita adulta, che non hanno potuto vivere nella giovinezza, diciamo. La pandemia prima, la guerra oggi, fattori che nei giovani, anche in loro, generano inquietudine e tanti interrogativi.
È giusto rispondere a questa richiesta di chiarimenti e anche di rassicurazione, perché non c'è dubbio che un senso sottile di inquietudine, come dire, sia nuovamente ricoperto tutta la nostra realtà quotidiana. E quindi lo scopo di questi incontri è quello di dare spiegazioni, di dare interpretazioni, ma anche nei limiti del possibile di rassicurare i giovani rispetto ai rischi o ai non rischi che questa situazione comporta. In fondo era proprio questo l'obiettivo dell'iniziativa, che sintetizza davanti alla telecamera la Presidente della Commissione Cultura e Scuola. E abbiamo lasciato loro, tutti quanti noi adulti, un mondo violento, diviso, insufficiente per molti versi, e dobbiamo riconoscerlo. Credo che chiamare le cose con il loro nome sia il servizio più onesto che si possa fare, e quindi aiutare loro e noi a capire meglio anche le realtà più complesse sia il primo dovere civile, il primo servizio civile davvero che si può fare. Per questo un pomeriggio dedicato alla comprensione dello scenario ucraino-russo, con chi lo studia, chi ci capisce, chi ha gli strumenti per parlarne, per leggere la realtà e per presentarla ai ragazzi. Ha partecipato anche una docente ricercatrice della scuola Sant'Anna di Pisa, Serena Giusti, a cui i ragazzi hanno fatto molte domande. Descrive ora le sfide legate a questa guerra. Ricerchiamo tutti una pace, ricerchiamo stabilità, e gli effetti che ci possono essere sono in questo momento flussi migratori, quindi profughi in arrivo anche in Toscana, che si dimostra ancora una volta terra di accoglienza, e ci sono da attendersi poi gli effetti economici a partire dalle materie prime, ma effetti economici anche per quanto riguarda prodotti agricoli, perché noi importiamo fertilizzanti per esempio dall'Ucraina, senza poi parlare della questione del gas e dell'energia. Si confronta con gli esperti e con i ragazzi anche il presidente del Consiglio regionale, che poi commenta così. È una situazione che nessuno di noi ha mai vissuto. Noi siamo un popolo libero e abbiamo la possibilità di esprimerci, di vivere la vita così come siamo abituati a fare. Grazie a chi prima di noi ha combattuto per la nostra libertà, grazie a chi ha resistito, grazie a chi ha permesso di diventare la Toscana quella che è, una terra aperta, una terra inclusiva. Non è un caso che il simbolo della nostra regione sia il Pegaso alato. Il Pegaso alato era il segno distintivo del Comitato di Liberazione Nazionale, e oggi vedere quelle immagini, vedere le bombe sulle case che uccidono civili, qualcosa che fa male. Non si può restare inermi rispetto a tutto questo, non si può continuare a dire né con l'aggressore né con l'aggredito, perché qui c'è qualcuno che ha aggredito e qualcuno che ha subito l'aggressione. Ha aggredito la Russia di Putin e ha subito l'aggressione l'Ucraina. È ancora aperto il bando per il premio alla miglior campagna pubblica e privata di comunicazione sociale, La Toscana che fa bene il titolo. L'iniziativa, di cui abbiamo parlato brevemente già la scorsa settimana, è promossa dal Corecom, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, e da CESVOT, il Centro Servizi del Volontariato. È la voglia di fermare l'attenzione su chi investe in comunicazione pensando di dare un servizio sociale, cioè di premiare l'etica, premiare le cose buone, le cose fatte bene. Noi abbiamo in testa dei messaggi che negli anni sono stati potentissimi. Pensiamo per esempio alla Benetton con la sua campagna con Oliviero Toscani contro il razzismo, contro la mafia, oppure le campagne come Il cuore si scioglie, oppure ancora Fumare fa male, digli di smettere. Ecco, vorremmo che anche in Toscana premiassimo coloro, che siano essi naturalmente le associazioni del terzo settore, infatti con noi abbiamo voluto il CESVOT, che le coordina e rappresenta benissimo tutte, ma anche gli enti pubblici, le società private, coloro che investano per la campagna sociale. A loro vorremmo aprire questo bando per dare un premio per la migliore comunicazione. C'è una buona tradizione in questa direzione in Toscana? Beh, la Toscana è una terra, lo diciamo sempre, no? La terra dei diritti, la terra che per prima ha abrogato la pena di morte, la terra che guarda agli altri cercando di portare tutti nella medesimo livello di opportunità. E allora ci sembrava fosse un segnale, siamo i primi
tra i Corecom del nostro paese, che lanciano proprio una campagna di comunicazione che premia le cose fatte bene. Dopo la comunicazione sulla pandemia, adesso si impone una comunicazione sull'accoglienza dei profughi, per esempio. Sicuramente, anche diciamo, sul tema della pace, ecco, se dobbiamo essere impegnati, perché diciamo, tradizionalmente il nostro mondo è un mondo pacifico, quindi è un mondo che vede la guerra come una cosa, una sciagura, ecco. E quindi di fronte ai bisogni della gente che arriverà qua, che sta già arrivando, che è già sul nostro territorio, la risposta è già stata importante e noi come CESVOT siamo anche chiamati ai tavoli che coordinano anche l'accoglienza per dare una mano all'associazione. Una critica che spesso si faceva in passato però alle associazioni di fare molto nel sociale ma di comunicarlo poco, adesso è un po' cambiato. Perché normalmente chi fa del bene non ha la prima preoccupazione di sventolarlo ai quattro venti, ecco. Vuole fare del bene perché gli piace farlo, quindi è chiaro che questo invece è un tema importante perché fare del bene deve essere anche la possibilità di far conoscere perché possa aumentare a macchia d'olio la possibilità anche di farlo sapere e anche coinvolgere altri che abbiamo visto e quando ci sono delle emergenze si muovono con piacere. Il bando è disponibile sui siti di Corecom Toscana e CESVOT. L'iniziativa pone anche un interrogativo forte, attuale, per la pubblica amministrazione. Secondo lei anche gli enti, le istituzioni pubbliche devono migliorare la propria comunicazione sociale? Assolutamente sì, è uno sforzo che io sto provando a portare anche in Consiglio regionale. Comunicare bene vuol dire far conoscere di più e meglio ai cittadini e renderli più liberi, liberi nelle loro scelte, liberi nelle loro valutazioni. Io penso che sia come Consiglio regionale, sia come soggetti che operano all'intorno al sistema pubblico dobbiamo lavorare di più e meglio, pensando sempre ad una cosa, che il messaggio deve arrivare a più cittadini possibile e dobbiamo renderli partecipi della sfida collettiva che stiamo vivendo. La Polisportiva Africo ha festeggiato i suoi 100 anni di vita e il Presidente del Consiglio regionale con il vicepresidente Casucci e con il consigliere Galli che hanno voluto questa iniziativa ha consegnato una targa ai suoi dirigenti di oggi. Innanzitutto direi sia grazie per quello che ha fatto la Polisportiva Africo a Firenze, non soltanto dal punto di vista dello sport ma anche della socialità, anche di insegnamento ai giovani e poi non possiamo che dire tutti insieme buon compleanno Africo perché compie 100 anni, quindi 100 anni è una data importante, ancora una volta il Consiglio regionale della Toscana si apre all'esterno per celebrare ecco, chi in 100 anni di storia è stato veramente importante nell'aspetto ecco, aggregativo, sociale, sportivo. Siamo orgogliosi di questo premio e ribadiamo l'importanza per noi del valore dello sport e infatti sono ben 100 anni che l'Africo porta avanti questi principi e speriamo davanti a noi di averne altrettanti. Hanno portato fortuna alla squadra toscana dei cuochi gli auguri del Consiglio regionale. Nel campionato nazionale di Rimini infatti si sono imposti, diciamoli i loro nomi, Stefano Fantozzi, Veronica Vagni, Giada Ferri, Grazia Monica Briolotta, Leonardo De Candia, Daniele Astarella, Francesco Pannullo, Rocco Fusaro, Rajan Pantani, Bogdan Simiganovic. Coordinati dal presidente Roberto Lodovichi hanno vinto l'oro nel concorso di cucina calda a squadre. Con questa notizia leggera e che ci riempie di buon umore, adesso vi salutiamo, torniamo come ogni settimana venerdì prossimo alle 21:15, subito dopo il TG della sera.